Bentornati a Let's Play di Harry Potter e la Pietra Filosofale, terza parte. Ora non ricordo esattamente cosa c'è adesso. Forse adesso ci lasciano esplorare un po' il castello. Ah sì, questo è da tirare su. Wingardium Leviosa. Cioè, anche il semplice fatto che Harry raccoglie una candela da terra e la mette sul tavolo gli fa guadagnare punti. Non è abbastanza insolito tutto ciò? Allora, sì, qua adesso è aperto. Salone d'ingresso. No, qui è pieno di posti dove si possono prendere le gelatine e le figurine di streghe e maghi famosi. Che sinceramente non ricordo a cosa servano le figurine. Probabilmente per sbloccare certi bonus. Salazar Serpe Verde. Le gelatine invece sono molto più utili, perché se si riesce ad avere abbastanza gelatine per farsi dare la password, di solito ti danno oggetti interessanti. Beh, una su tutti, sicuramente quella che si ottiene con quelle gialle, la Nimbus 2000, che è utilissima quando si gioca a Quidditch. Sta attento alle armature. Credo che Pix abbia in mente qualcosa. Spero di non trovarmene mai una davanti. Scusa, ma tu quanti anni hai? Che razza di voce c'ha? Una voce da uomo. Allora, qui è molto facile beccarsi una scia in testa. Appunto. Questa era una dimostrazione pratica di quello che succede. Mi sembra di aver fatto tutto. Manca solo di andare nella sala comune di Grifondoro, anche se non c'è ancora nulla da fare lì. Bevi una pozione rigeneratrice, la tua salute torna al livello massimo. Incredibile, non trovi? Harry, dai, è questa la voce di Hermione. Vediamo chi altro c'è qua. Vabbè, Ciao Harry, a parte sei i riuscito a gemelli. trovare le No, non tracce ancora. di gelatina? Io e Giorgio abbiamo lasciato qualcosa dietro il ritratto. Sì, lo so, infatti mi chiedo dove abbiate mai rubato una Nimbus 2000, voi due. Ultimissime sulla rapina alla Gringotts. Proseguono le indagini sulla rapina avvenuta alla Gringotts a opera di ignoti maghi delle arti oscure. Oggi i folletti della Gringotts hanno ripetutamente affermato che nulla è stato trafugato. Il contenuto della camera di sicurezza presa di mira dai rapinatori, tuttora non identificato, era stato ritirato il giorno stesso.
No, che due palle. Stai facendo un giro panoramico del castello? La tua passeggiata finisce qui. Non ti lascerò passare, costi quel che costi. Intrappolato in un enorme castello terrificante, eh? Oh, il povero Potter sta per mettersi a piangere. Sembra che Draco esista in questo gioco solo per rompere le palle. Non ha nessun'altra funzione particolare, a parte questa. E oltretutto non lo fa neanche tanto bene, visto che gli faccio sempre il culo ogni volta che lo incontro. Questo primo piano angosciante potevano risparmiarselo. Sì, ma il bello non è ancora qui, perché dopo arrivano Tiger e Goyle che ti lanciano dei petardi che sembrano delle tende da campeggio arrotolate. Questi hanno ancora una dimensione decente, ma le altre sembrano davvero tende da campeggio. Oltretutto Draco ha una mira fantastica, non so se avete notato. Tiger, occupati di questo rammollito. Adesso Potter, ti farò assaggiare i miei super petardi magici. Sì, notevole. Bene, un idiota in più. Ora più che altro è tutto piuttosto confusionario qua, non si capisce più una massa. L'unica cosa che non è cambiata è la mira di Draco, sempre orripilante. Bastardo! Dannato Potter! La prossima volta non sarai così fortunato! Nel frattempo, le clessidre che indicano i punti delle case si stanno lentamente riempiendo. Corvo Nero. Tasso Rosso. Serpe Verde.
Grifondoro. Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. Riuscirà Sacerdoti a vincere il trofeo per il 7° anno consecutivo? Si spera di no. Ciao Harry. Che orrore! Hagrid. È piacere vederti. Questi sono i giardini del castello. Graficamente Hagrid è uno dei peggiori. E io, naturalmente, sono il guardacaccia. Devi recarti alla lezione di erbologia. La professoressa Sprite ti sta aspettando nella serra. Passa dalla mia capanna per una tazza di tè. C'è una cosa di cui ti vorrei parlare. La mia capanna si trova nei giardini. Certo che ce ne sono di primi piani angoscianti. Potevano risparmiarseli.